Eccomi ai vostri piedi, signore, con il cuore pieno di amarezza. Mi sta succedendo di tutto. Voci anonime che mi diffamano, capelli di donna sul bavero della giacca, sul piede di spaghetti, sulla testa. Ed io sono innocente come l'Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Amen. Forse ho commesso qualcosa che sfugge all'esame della mia coscienza. Aiutatemi allora, illuminatemi. Ditemi se ho peccato ed io farò ammenda. Sì, hai peccato di superbia. Hai abusato della tua autorità contro i deboli. Non tendi la mano ai bisognosi. Sei duro a firmare. Ho creduto sempre di fare il mio dovere, di attenermi alle mie responsabilità. Se vuoi essere in pace con la tua coscienza, ama il prossimo tuo come te stesso. Lo farò. Tratta bene gli uscieri e firma qualche pratica in più. Sì, signore. E quando piove, se una motoretta ti segue, voltati indietro. Potrebbe essere un congiunto da accogliere nella tua auto ministeriale. Lo farò, signore. Farò tutto quello che volete. E ora va, figliuolo, non indugiare oltre. Sono le 8:25. Arriveremo tardi. Con tutto il rispetto, mio signore, andate avanti. Sono le 8:20. Signore, sono un mascalzone, un disgraziato, e mi dovete mandare all'inferno per quello che ho fatto, ma l'ho dovuto fare. Ciccio si stava perdendo da quando è stato promosso capo divisione, è diventato una carogna, peggio dell'ispettore Sterling. Come? Cosa dite? Che l'ho fatto ad usum delfini? E che significa? Ah, per mio tornaconto. Beh, sì, anche. Ma lui mi tratta male, mi umilia. Mi tiene a debita distanza, mi manda a comprare le sigarette e se voglio aiutare qualcuno, butta la pratica nel cestino. Signore, io sono un usciere onesto, voi lo sapete. Non prendo bustarelle, non sfioro mance, non becco peccacce. Cosa? Che dite? Sì, avete ragione. Sono stato cattivo, ma vi prometto che non lo faccio più. Niente più telefonate anonime, niente più capelli sulla giacca. Però ditemi la verità. Mi volete bene. Quando ero là dietro potevate incenerirmi, invece mi avete suggerito tutte quelle belle parole. Bramosia del potere. Sordo alla voce dei fratelli. Voltati indietro. Anch'io vi voglio bene. E domenica vi servirò una messa con i fiocchi. Questo umile gregario vi ringrazia dell'onore e della fiducia. Farò del mio meglio per non deludervi. I nostri amici sanno di avere puntato su un cavallo di razza. Grazie, monsignore, per avermi paragonato al più nobile degli animali. Ora pensate a galoppare. Vi vedremo sicuramente al palo e fra i primi. Uniquique sum. Non prevalebum. Arrivederci. Franchini, venga nel mio ufficio. Subito, dottore. Chiudi quella porta. Qui, tra le mie braccia. M'ha baciato, m'ha baciato. Oh, che felicità. Ma che succede? Franco, sono stato toccato dalla grazia. Ho visto. Mi porto deputato. Onorevole. Sì. A mia insaputa la direzione del partito mi ha incluso nella lista dei candidati. Al Parlamento? Sì, e mi ha preparato anche il materiale propagandistico. Ma allora tu puoi diventare uno di quelli che possono dire: onorevole Moro, lei non mi ha convinto. Onorevole Piccioni, si svegli. Onorevole delle Fave, lei è buono solo col pecorino. No, no, questi non li posso attaccare. Milito con loro. Sono un biancofiore, simbolo d'amore. E allora con chi te la prendi? Hai voglia. Collongo, Paietta, Covelli, Michelini, Zucca, Ravanelli, Tremelloni, melanzane, pomodori. E lancerò anche una frecciatina alla Malfa e a Malagodi. Stai attento, quelli parlano bene. Non conosci la mia dialettica? Guarda. E la tua dialettica? No, il mio volantino elettorale. Nella lista dello scudo crociato votate il numero 23, dottor Francesco Grassiani. Ma allora cosa fatta? Ho un cognato onorevole. Magari
Per essere eletto deputato devo galoppare e tu sarai il mio galoppino. E divento deputatino. Diventerai il mio segretario particolare. Mi sta bene, mi alletta. E che cosa deve fare un galoppino? Propagandare il mio nome. Distribuire volantini, attaccare manifesti, spalleggiarmi nei comizi, parlare a questo, parlare a quello. Tu hai molti amici qua dentro, fai molti favori. E poi sei ben voluto nel quartiere. Il macellaio, il giornalaio, il portiere. Votate Francesco Graziani, votate Francesco Graziani. E il mio nome si spande come una macchia d'olio. E tutti hanno paura di macchiarsi. Cosa intendi dire? Volevo dire che non è facile convincerli. Al ministero, nel quartiere, ovunque. Sei antipatico a tutti. Ti dai le fotte? Prima, ma adesso sono cambiato, ti puoi fidare? Farò del tutto per rendermi popolare. E va bene, ci proverò. Bravo. Prenditi questi volantini, vattene a casa e incomincia a impostare la mia campagna. Li devo impostare? No, devi darli a mano, brevi manu. Così? Darli come vuoi, basta che li fai circolare. Alle 2:30 ti aspetto a casa mia con tua moglie a colazione. Ciccio, sei veramente cambiato. Erano anni che non ci offrivi un grissino. Vai, vai, Franchino. Cadono le barriere, cadono le frontiere. Cadono i volantini.